Carini. No, siamo molto sexy. Non ti preoccupare, ragazzo. Presto sarà acqua passata e partiremo per la nostra avventura. Perché io ho annullato gli impegni per te. Tu e io. Ce la spasseremo alla grande! Yeah! Non vedevo l'ora! Salve gamers youtubers, benvenuti a questo nuovo episodio di Far Cry 4. Scusatemi per la deludente conclusione dell'ultima, ma porca vaga, non vi immaginate quanto mi ha fatto penare. Un bug continuo da quel livello lì. Comunque, vediamo che succederà ora. Missione a scelta. Ah già, dai. Appena intendo, Baga mi sta per trasmettere. Ma cosa? Non si sa, fratello. Stiamo per scoprirlo. Calma, Popolo del Kirat. Sono certo che sarete lieti di sapere che le notizie sulla mia morte sono completamente false e tendenziose. Sono vivo e va tutto alla perfezione. Ma la vita porta cambiamenti. E io vi imploro, figli del Kirat, guardate il mio esempio e capitene l'influenza positiva. Il cambiamento richiede forza. E io so che la forza non vi è mai mancata. Dunque, di recente ci sono stati dei cambi organizzativi. La signora Noor e il signor Paul de Plaire, dopo anni di fedele servizio, hanno rassegnato le dimissioni. Sono sicuro che, come me, gli augurerete buona fortuna. Dimissioni, Ma come loro dobbiamo guardare avanti, non indietro. L'attentato ai miei danni non è altro che un sintomo della paura di cambiare. Tranquilli. Yuma Lau, il mio fidato braccio destro, a capo delle operazioni minerarie dello stabilimento K.E.O., si frapporrà fra me e qualunque aspirante assassino. Lei è pronta a morire, pur di proteggere la mia persona. Avanti, vi sfido. Provate a metterla alla prova. Ma riassumendo, il cambiamento è positivo. Accettatelo. Il re è vivo. Gioite. E Yuma è proprio come una sentinella. In attesa. Fatevi sotto. Ci sta sfidando, ma proprio apertamente. Quindi il piano? Pare che ci stia sfidando. Le miniere. Sai cosa fare? Andare lì a uccidere Yuma? Sì, datemi qualche altra missione molto molto difficile, dai, non vedevo l'ora. Ma perché sempre io da solo? C'è un esercito dalla nostra, perché sempre io da solo? Raggiunge la miniera dell'abbandonata. Sì, va bene ragazzi, io sono... Per la prima impressione che dà Yuma... Ha la capacità di presentarsi sempre nel peggiore dei modi. Vorrei che potesse incontrarvi in condizioni migliori, perché è grazie a lei che ho avuto i miei più grandi successi. Stringe accordi con i compratori internazionali, tiene a bada Noor e de Plaire, ha persino tempo di guidare il mio esercito. Certo, ultimamente le è venuta questa ossessione per una superstizione Kirati. È convinta che io non sappia nulla delle sue spedizioni in montagna alla ricerca di dipinti magici e affini. Io sono il primo ad accettare delle piccole perdite quando giovano al morale dei sottoposti, ma a un certo punto non si può più fare finta di niente. Allora non vorrei mica che faccia la figura dello scemo. Ma assolutamente no, figurati, ma per davvero, scherzi. Vabbè, Pagan Min, non lo so ragazzi, vedremo come si svolge tutto. Cerchiamo Yuma ora ragazzi, dobbiamo cercare Yuma, miniera Creo di Svargia. Va bene, andiamo. Dunque, ci sono topi, sorci o no, cosa vuol dirmi? La sento nell'acqua, lo avverto nella terra, le visioni non mentono mai, le visioni hanno parlato. Yuma, mia povera cara, in nome del Signore morirai.
Mi spiace dirtelo in questo modo, ma è la semplice verità, per quanto dura sia, se non te ne vai andrai incontro alla peggior al peggior destino possibile. Scappa come se avessi il demonio alle spalle e non fermarti finché il Kirat sarà solo un ricordo, la tua unica possibilità. Sir Nigel. Chi? Ma che cacchio sta succedendo lì? Quindi lei è andata via? Ci ha creduto? Oh, cacchio. No, c'è qualcosa che non quadra, ragazzi. C'è qualcosa che per davvero non quadra qui. Questo cos'è? Le pergamene in sanscrito. Trova una persona in grado di tradurli dal sanscrito. L'unico in questo momento può poter deplorare, ma la porta mezza morta. Ha fatto in tempo a tradurre dei pezzi di questa pergamena dell'ultima serie di sangue. I demoni di Vincent Shangri-La. 20 anni inviati. Qualcuno voleva lasciare la Shangri-La per sé. I demoni sono protettori di lasciare. Bla 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 bla. Quindi lo sapevo, ma quanto sei coglione, Ajay? Siamo nello Shangri-La. Cioè? Che succede? Ah, siamo. Paga manda un ragazzino come te a uccidermi? Dopo tutto quello che ho fatto per lui! Prima che arrivassi con la troia di tua madre non temeva niente! Nulla gli resisteva! Poi tua madre! Cosa? Sì, abbiamo capito, Bagammina è innamorato, era innamorato di... Vabbè, lasciamo perdere. E si ripete in loop. Boh, cosa vorrebbe significare ciò? Amita è tipo una traditrice, perché vuole tutti i bambini? Gli ha tolto la volontà. L'ha ridotto all'ombra di se stesso. Ha smesso di essere un re quel giorno. Era distrutto. Debole. Altrimenti vi faccio. Vabbè, lasciamo perdere. Altrimenti vi faccio. Altrimenti vi faccio. Si vuol fare. Va bene, andiamo. Ok, arrampichiamoci. E tanto succederà qualcosa una volta arrivati in cima. No, ovvio. Ovviamente. Ma questo. Distrugge il cancello. Ti pareva. Solo l'arco di turno. Come al solito, ovviamente, no? Fuori uno, vai. Vabbè, tutte allucinazioni. Noi cerchiamo di fare il più stealth possibile, ma se ci beccano, ci beccano, se è ben chiaro. Distrugge il cancello, quindi dove devo di... Come lo devo distruggere il cancello, però? Mi avvicino e... Boh ragazzi, ci sto capendo poco. Mi ricorda infatti quei punti in Far Cry 3 dove ci si capiva poco, sapete no? Porca... Ah ecco! Devo usare la freccia esplosiva forse. Distruggi il cancello. Ok, no niente, praticamente c'era da far saltare in aria i barili che erano lì vicino, vabbè nulla Ho di fatto. mentito a me stessa. Credevo che sarebbe migliorato. Doveva migliorare. Ma no. Ciò che è rotto non si ripara. Rimane debole. Ma paga non mi ascolti. Ne lo farà questo paese. E tu. Nemmeno tu ce la farai a sconfiggermi! Quanto scommettiamo, bimba? Fammi trovare la via per andare avanti e vedi. Eccola qui. Così, bravo Ajay, così. Ci fai a curarti mentre ti arrampichi? No, ovviamente, che domande. Che domande, Ajay. Sei handicappato, non riesci a fare nemmeno fuori due nemici alla volta, per carità. Uccidere, curarti mentre ti arrampichi? No. Ah, vabbè, sono anche guarito, quindi non ce n'è più problema, ma... Quindi ora... Ah, lo so io, quindi ora. Quindi ora mi pago. No, va bene, pronti? Pronti, si vola! Abbiamo capito!
controllarlo, eh. No, quindi ora. E quindi ora. E arrivano scene. Arrivano scene strane, eh. Basta con questo gioco. Sciocqua. Sciocqua. Addio, siamo tornati a fare Cray 3. Addio, siamo tornati a fare Cray 3. Entrambi, cosa vuoi? Come fai a saperlo? Vabbè, perché è palesemente ovvio. Niente giocattoli. Ah, e te non ti far fregare come un coglione, dai! Sì, ovviamente. No, no, guarda, io ho previsto solo queste due, grazie. Sì. È ora di fare quello che Pagan non farà mai. Ucciditi e dare in pasto le tue ceneri ai maiali con quelle di tua mamma. Va bene. Ok, chi ha capito un H? Io dov'è? Porca. Dov'è? Si teletrasporta dovunque, non lo vedo. Ma non lo vedo. Eccoti qua, vieni lì, con molta calma stealthosa. Con calma, con calma, ti arrivo alle spalle poi mi vieni, eh. Dove è andato? Dove è andato a finire? Ma che? Ma dove? Ma miseria l'altra, seriamente, dov'è? Dove è andata a finire? No, me la ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ha fatto incredibile! E ora? E ora ne verranno 80 in più? Che accanto? Tigre, tigre, tigre! Dov'è? Vabbè, ragazzi, l'ho abbattuto, penso. L'ho ucciso, penso. Non ci sto capendo niente. Teoricamente mi hanno ucciso mentre premevo il tasto per l'abbattimento. Mamma mia, i bug di questo gioco sono mostruosi. Non lo so, me l'ha preso, non me l'ha preso, sono morto, sono vivo. Dov'è? Devo ricominciare a livello. Però dimmelo se devo ricominciare a livello. No, ce l'ho fatta. Ce la dovrei aver fatta. Dovrei. Non so che succede, perché ho già avuto questa esperienza a schermo nero, eh. Oh, beh, ci siamo. Muori! Oh, finita finalmente. E sono vivo, tutto ok, vai. Sgozzato. E ammazzo. Ava! Ava, ancora, va, violenza. Violenza totale, va. Ancora, vai. Ok, fine, Ajay, fine, game over, vai, stop, basta. E ora che accadrà mai? Ci risvegliamo in una grotta. E abbiamo ucciso Yuma? Abbiamo ucciso Yuma, abbiamo ucciso un tizio che era Yuma in realtà, va bene. Forse perché ammazzare una donna non era una bella cosa nel gioco, hanno detto. Si sono evidentemente scordati della sorella di Vas in Far Cry 3. Quindi vabbè, lasciamo perdere. Ma sì, via, chi se ne frega. Andiamocene via, lasciamola qui dove... Ma porca boia, vabbè ragazzi. Vabbè, rivincita, missione completata ragazzi. E così, quindi ragazzi, mettete mi piace, condividete, commentate, iscrivetevi al canale. Yuma è morta. Hai ucciso il demone di Zurkesh. Non temere, Ajay. Pagan è il prossimo. Non so perché, ma non mi fido. Comunque ragazzi, mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Vi voglio